Uomini di valore, come il generale Douglas MacArthur. Egli cerca di imitarli e poi, se è possibile, di superarli. Ma la radiazione non ha forma, non ha odore, non emette suoni. È un nemico invisibile, subdolo. E per combatterlo ci vorranno almeno 40 anni. Ci sono molti processi difficili. Il più complicato sarà la rimozione del corium dai reattori che hanno subito il meltdown. Si tratta di un'operazione senza precedenti. Siamo consapevoli del fatto che uno dei più grandi problemi di questa centrale nucleare è il grande volume di acqua stoccata che contiene un grande numero di radionuclidi. Per gestire questa crescente quantità di acqua contaminata abbiamo installato dei contenitori e ne stiamo costruendo di nuovi. Parliamo ora della rimozione del combustibile esaurito. All'interno della piscina ci sono ancora più di 1500 barre di combustibile e questa piscina è localizzata all'ultimo piano dell'edificio. Il nostro piano è di rinchiudere le barre di combustibile esaurito dentro un contenitore calato direttamente nella piscina. Il contenitore viene sollevato verticalmente dalla gru e spostato orizzontalmente. Giunto in posizione, il contenitore viene calato al suolo. Il contenitore viene quindi trasportato nella piscina comune creata per depositare le barre esaurite. Potremo così continuare il decommissionamento generale in maggiore sicurezza. Prevediamo di completare questo compito in circa un anno. È un'eternità per smaltirle. Di questo parlavano ad Onkalo, in Finlandia. Il governo finlandese ha deciso di seppellire le 4.500 tonnellate di scorie provenienti dai suoi impianti nucleari in un complesso sistema di catacombe sotterranee progettate per durare almeno 100.000 anni. Ora il problema maggiore, sapete qual è? È quello di decidere con quale lingua e se mettere addirittura degli annunci all'entrata di questo deposito, perché si pensa che fra 100.000 anni probabilmente non ci saranno le lingue che ci sono adesso e soprattutto si vuole evitare di segnalare in alcun modo che qui sotto c'è il cimitero della radioattività più pericoloso mai esistito al mondo. C'è un altro deposito legato agli sviluppi del nucleare civile ed è un tipo di deposito a cielo aperto. È quello per gli Hinansha, i profughi del nucleare. Dovevano essere poche centinaia, poi migliaia, poi centinaia di migliaia. Sono persone che hanno dovuto abbandonare forse per sempre le loro case, la loro terra, le loro radici e sono costrette a vivere in queste case provvisorie, un incubo quasi peggiore delle radiazioni. È quanto è accaduto al mio amico Yoshida e alla sua famiglia. あの、戻ってほしいみたいなんだけれども、まだ除染が終わってないんで、その除染の後の結果がまだわからないんで、それ次第だとは思うんですけど。
Mi sentite? 1, 2, 3, prova. Asami è una giovane e coraggiosa giornalista freelance che fin dai primi giorni si è data da fare per capire come stanno davvero le cose. È lei che ci accompagna più di una volta all'interno della zona proibita ed è lei che ci presenta Matsumoto, un boss locale che procura manodopera alla TEPCO e che ha accettato di nasconderci nella sua vettura per passare i controlli, sempre più rigorosi. È un signore distinto, anche se ha un passato un po' discutibile, è stato in prigione 6 anni, partecipa dunque alla confraternita della mafia giapponese. Se nei primi giorni dell'emergenza era sconsigliato entrare nella zona di esclusione, ora è davvero proibito. Ma non possiamo fermarci. Decidiamo tutti insieme di violare il divieto, convinti che in casi del genere i giornalisti non solo possono, ma devono farlo. E anche perché la zona proibita esercita un'attrazione speciale, quasi perversa. C'è ancora vita qui, ma una vita che odora di morte. Ai primi di maggio, dopo 2 mesi di colpevole oblio, il governo ha emesso la sua crudele sentenza. Per gli animali domestici di serie A, gatti, cani, conigli, criceti, i padroni possono ora decidere di andarseli a riprendere e, nel caso siano sopravvissuti, portarli nei centri specializzati dove verranno controllati prima di essere restituiti, non si sa quando, ai legittimi proprietari. Okuma Machi, a pochi chilometri dalla centrale nucleare di Fukushima, una città ormai fantasma. Soltanto alcuni cani, un po' di gatti, sono sopravvissuti e un gruppo di giapponesi ogni tanto viene cercando di dargli da mangiare. Per tutti gli altri, maiali, mucche, pollame, pecore, struzzi, cavalli. C'è invece quella che i media giapponesi chiamano impropriamente la dolce morte. Il governo ha stabilito che venga loro somministrata una iniezione letale, ma prima che si decida a chi spetti il compito, queste povere bestie, ormai abbandonate, muoiono una dopo l'altra di fame, fra atroci sofferenze, e diventano concime inutile per una terra ormai inutile. Guardate, questo è il museo degli orrori, praticamente. Sono tutte le carcasse delle mucche ancora qui da 2-3 mesi. E in fondo questo gruppo invece che sta cercando di sopravvivere disperatamente e stanno mangiando chissà che quali schifezze. Sono le carcasse anche dei maiali. I maiali che si mangiano tra di loro. Il governo ha deciso che non si può vivere in luoghi con valori superiori a 1 microsievert ora. È questo il valore che ha segnato i confini della zona proibita, prima basata sul semplice raggio di 20 km dalla centrale. Successivamente i confini sono stati ridisegnati secondo i reali valori di contaminazione, senza però tener conto del fenomeno degli hotspots, che sono un po' dappertutto, anche oltre il limite dei 20 chilometri, e che spesso segnano valori altissimi, incompatibili con la vita umana. 3, 2, 1, 0. Ora, over. Ecco, vedete, qui il dosimetro addirittura si blocca perché arriva fino a 1 millisievert. Forse è bello andarsene immediatamente. Over, punk. Thank you.
できるわ。ゆっくりゆっくりこのバス取りたい。ゆっくり。もう一時来てる。これ住んでる方ね。1時間しかないから時間がないって。うん。こんにちは。ごめんなさい。どうぞどうぞ。Questi sono alcuni sfollati, i proprietari di casa. Il governo ha dato loro un'ora di permesso per tornare nella loro abitazione e recuperare gli oggetti più importanti lasciati nell'emergenza della fuga. Anche l'ospedale di Futaba fu abbandonato in fretta. Perché ci sono tutti questi letti fuori, queste sedie a rotelle? Perché? しばらく患者さんだけで孤立していたんですけれども、数日後にベッドごと寝たきりの患者さんをここまで運んで避難しました。ところが報道ではかなりの人数が搬送中に亡くなりました。私の記憶が確かなら14人。Alcuni, come Naoko Takahara e la sua famiglia, hanno deciso di restare a Naraba, nella loro casa. La madre ha 94 anni, è molto fragile e non si alza più dal letto. Konnichiwa. Hola, okasan, okyakusama desu. Okyakusama desu. Konnichiwa. Pio-san te imasu, Pio-san. Konnichiwa te. Italia kara. うん、イタリアから来たんですって。はい。うん。ね。Trasportata da qualsiasi altra parte, morirebbe di crepacuore. Evento fin troppo ricorrente tra gli sfollati. Purtroppo la situazione sta precipitando all'interno della zona interdetta. Non è più come i primi giorni quando parlavamo dell'onestà dei giapponesi. Purtroppo negli ultimi tempi la situazione è precipitata, oltre ai furti delle case, anche tutti i bancomat cominciano ad essere saccheggiati. Qui siamo dentro uno di questi supermercati aperti, che erano aperti sempre. Vedete, questa è la macchinetta, questa è la macchinetta del bancomat, vedete, qua completamente saccheggiata. Ma prima si vedeva il mare? Ah, ie, miemasen deshita. Sono sa, Kazumi tte kaidan jan. Kore honto no jiichan da. 27 sai shimasu. Hisaku ga hijiki. Ie ga bakka, ore ga umarete 3 kumi mo ishimasu.